Cari amici, siamo di nuovo qui con voi per scambiarci fatti ed opinioni. Adesso daremo subito la parola a Orazio, il quale vi dirà quello che ritiene di dover dire. Io vi faccio da spalla. Eccolo qui, pronti. Ciao a tutti. Beh, allora, oggi intanto dobbiamo festeggiare il ritorno sulle scene Sì, del appunto. gran Vegliardo, Sì. che ha passato un brutto momento No, di di solito. difficoltà fisiologiche, Ecco, direi. no. Brutto momento no. Insomma, c'è stato un momento di grande dolore, diciamo così. Ma è finito tutto. E quindi adesso ce l'abbiamo di nuovo. Tra le Disponibili palle. tutte le volte che ci occorre. Beh, ho visto in questi giorni la manifestazione o le più varie manifestazioni che hanno seguito la performance della Gredina, no, alla buona Badrone, della Gredina svedese che va declamando urbi et orbi tutta una serie di falsità improponibili, cioè, non assolutamente diciamo, veritiere, nel senso. È stata sufficientemente sbugiardata in ogni caso, ma io vedendo su internet è chiaro che poi Beh, c'è queste. stata la lettera firmata da oltre 500 scienziati, Oltre non so se è stata a chi era indirizzata questa lettera, forse all'Accademia delle Scienze, no, Sì. Dove all'ONU, lei ha parlato, e dove giustamente appunto scrive. diceva che andiamo incontro a un caldo soffocante sahariano che distruggerà buona parte dell'habitat umano, dell'habitat vegetale, eccetera. Per cui la situazione, insomma, è ormai all'estrema ratio e quindi dobbiamo tutti rabboccarci le maniche e quindi cominciare a operare virtuosamente. Il che è contraddetto da tutte le statistiche cronologiche e come si dice? E come dire, evolutive. Se parliamo di storia Sì, dell'evoluzione. no, ma di climatologica, Sì, ecco, non mi oltretutto, veniva. certo. Ecco, quindi il discorso è che cosa sta davvero succedendo, analizzandolo schiettamente in maniera proprio molto cinica e oggettiva, e allo stesso tempo poi vedere di portare avanti un progetto ideale, concettuale e poi anche ideale, no? Nel senso di un prolificare di processi evolutivi virtuosi che portino alla soluzione del problema. In Quale questo, problema? e invece qui il problema è contraffatto, addirittura agli antipodi, del tutto al rovescio di quello che dice, perché in realtà è vero che nell'Artico ci si stanno sciogliendo i ghiacciai, sulle montagne, le nevi perenni, i ghiacciai si stanno sciogliendo. Ma Tutto vero. è stato anche dimostrato che sul Gran Sasso, e già sul Gran Sasso, qui in Italia, nel centro Italia, è nato un nuovo Ma ghiacciaio. infatti, quello che volevo fare preceduto, per dire che è vero che nell'Artico si sta sciogliendo i ghiacciai. Ma è anche vero che nell'Antartico c'è stato negli ultimi anni un aumento addirittura del 20% della superficie ghiacciata, quando lì parliamo di qualche milione di chilometri quadrati. Quindi ecco, è vero, ma probabilmente questo sarà dovuto a una traslazione dell'asse terrestre, no? Come si chiama la traslazione? Mi ricordo mai. No, no, è la precessione, questa La è la precessione, precessione degli sì, equinozi. l'equinozio, esatto, precessione Esatto, è degli equinozi. questo. Allora, è chiaro. Noi, se andiamo a vedere, senza andare troppo lontano, quando ho fatto una indagine abbastanza approfondita della climatologia nel corso degli ultimi 10.000 anni o giù di lì 12.000, quando ho scritto quella mia guida sugli Etruschi, eccetera, lì ho riflesso, non mi ricordo più tanto bene perché stiamo parlando di una decina d'anni fa, però anche più, anche 12-13 anni fa.
Però lì il problema era sviscerato in maniera seria. Perché? Perché, ma non da me, ma dai testi che mi sono andato a su cui mi sono andato a documentare, dove risultava, per esempio, appunto, che a partire dal 1000, allora, intanto la glaciazione di Worms è stata circa 10.000-12.000 La avanti Cristo. moltiplicazione degli orsi bianchi, che c'è, non nessuno l'ha detto, prima ce n'erano una cinquantina, adesso sono più di 500. Oltretutto, ma allora che vuol dire? Vuol dire che c'è stata una piccola glaciazione, quella cosiddetta di Worms, che è avvenuta attorno al 10.000 a.C., per cui poi gradualmente la temperatura è andata aumentando finché c'è stato un periodo ottimale, come si chiamava, attorno al 2500-3000 a.C. Infatti, noi le civiltà più antiche che conosciamo, quelle evolute, sono attorno al 3000-2500 a.C., sia in Occidente che in Oriente. Che vuol dire? Vuol dire che evidentemente si era creato un ambito, un ambiente sufficientemente, diciamo, accogliente per aumentare il numero di tutte le specie viventi, non solo degli orsi o dei cinghiali come adesso, ma di tutte le specie viventi e in particolare degli uomini che si sono moltiplicati perché? Perché c'era un territorio più fertile dovuto allo scioglimento delle nevi, allo scioglimento dei ghiacciai e a una piovosità molto frequente, ampia, e per cui appunto a partire dal, diciamo già 3500 a.C. fino al 2005, 2000, non a caso per esempio le migrazioni, le grandi migrazioni proto-storiche, quelle Quelle avvenute che fra sì, il quelle sono. 2000 e il 1000 Sì. a.C., ricordiamoci i Dori, no? Che sono Certo. arrivati e hanno buttato fuori tutti quanti, no? Certo. La cultura di Omero è finita lì, Certo. o quella ancora più precedente, della lineare A, della lingua lineare A, no? Sì. Certo. Che quindi ha, diciamo, distrutto attraverso anche eventi diciamo, Climatici, vulcanici, perché poi c'è una vulcanici, subclimatologia certo. rispetto ai grandi alle grandi trasformazioni. Cioè, quindi insomma, tutta questa serie di elementi ogni 100, 500, 1000, 2000 anni provoca dei mutamenti. Il clima è comunque sempre, ogni anno, ogni mese, ogni giorno diverso dall'altro. Non c'è un giorno uguale all'altro, non un anno, ma neanche i giorni. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che l'ambiente si modifica in base al clima, e il clima è il freddo, il caldo e l'umidità. Fine. Se ci sono questi tre elementi che cambiano, variano in continuazione, questo porta poi delle conseguenze anche a livello geologico, geografico, sismico, e poi oltretutto le migrazioni delle genti, perché le migrazioni in epoca romana, per capirci, arrivava perché in Oriente in particolare c'era la siccità, e siccome tutti quei popoli erano popoli di pastori migranti, tant'è che vivevano sui cavalli i mongoli, Esattamente. no? Cioè, 1000 anni dopo i mongoli, no? Perché i mongoli sono arrivati? Perché c'era stato un periodo attorno al Di 1000, siccità. no, no, attorno al 1000 c'era stato un periodo molto fertile, freddo, e quindi con piovosità e nevosità molto ampie. Poi, nell'arco di 150 anni, queste piogge si erano ridotte, ma nel frattempo quelli avevano figliato come conigli, i Certo. mongoli, perché c'era maggiore biada, maggiore erba Certo. per i cavalli, loro vivevano con la pastorizia, con gli allevamenti, e quindi hanno potuto allevare un numero elevato di persone, di individui, che poi nel momento in cui arriva la siccità soffrivano la fame e quindi avevano bisogno di nuovi territori, di nuovi apporti calorici, no? In tutti i sensi. Per cui appunto le migrazioni e poi sono diventate invasioni, come sta succedendo adesso. Come sta succedendo adesso? Perché lì, in quegli anni, fra i 60 e gli anni 2000, hanno figliato di più in maniera esponenziale rispetto a quello che era In la Africa densità c'è stata territoriale. la quadruplicazione della Certo, popolazione. negli ultimi 60 anni sono quadruplicati. È chiaro che se c'è un clima arido e la capacità di produzione di vegetali, in particolare poi anche animali, in una fase successiva,
non è quella e non è possibile variarla. Se prima ci mangiavano nel Senegal 4 milioni di persone, adesso sono 50 milioni. Che cosa vogliamo pretendere? Non possiamo continuare a dire... Ho cambiato il discorso, ho fatto... È quello che devi dire, perché la gente capisce il discorso che si fa, la linearità del discorso. Certo, per cui noi oggi ci troviamo a dover assistere ad una migrazione di massa che in un altro momento si sarebbe potuto chiamare, e si chiamerà se non cambia qualcosa, invasione, che sia un'invasione... non violenta, pacifica, ossia un'invasione violenta, non cambia propiziata niente, non cambia niente dai negrieri, certo, non cambia assolutamente niente. E questo ho sentito delle oscenità, c'erano due che parlavano oggi verso le due e mezza su Rai News o Sky, adesso non mi ricordo, due teste di cazzo di quelli che fanno gli importatori abusivi di manodopera, no? Chiamali importatori abusivi, uno dei due sicuramente era un prete. No, erano laici, però affastellati. Preti travestiti da laici. Esatto, affastellati alle solite società. È facile levarsi la tonaca dopo, certo, vestito e laico, certo, sotto. Li conosciamo. Insomma, quello che... Poi intervengo, poi intervengo. Sì, allora, poi portiamo avanti questo discorso. Ora faccio un attimo un flashback indietro perché... serve di capire. Quindi quando ho studiato questo periodo climatologico a partire dal 10.000 fino ad oggi, quello che i nostri cari studiosi e i nostri cari gredini, o quello che si chiamino, ma comunque gredini uguale, quello che non capiscono è che le mutazioni avvengono costantemente, non è un qualcosa di stabile. La dinamica, lo dice il nome, della cronosfera, diciamo così, ecco. Perché? Perché la variabilità dovuta alle correnti marine, alle correnti aeree, alla precessione dell'asse degli equinozi, all'allontanamento dall'orbita solare nel periodo di rotazione attorno al Sole, no? E tutte le altre, gli altri al posizionamento nello spazio perché certo. Nessuno di noi ha la percezione che la Terra è un pezzettino, un granello infinitesimo che gira attorno a un altro granello che è il Sole, i quali tutti assieme si muovono nello spazio a velocità 1500 km a minuto, mi sembra, addirittura sì, una cosa del genere. A velocità quantistiche. Quindi il cazzo mi viene a fare il predicorso. No, come se tutto fosse statico, inalienabile, indefinibile. È il vecchio paradigma. Sì, il vecchio paradigma dell'egocentrismo. Esatto, siamo in questa situazione. E lì ricadiamo sempre nel vicario del nostro signore gesuita. Gesuita, ovviamente. Il signore gesuita. Allora, perché? Perché non ci stanno, non gli va bene, adesso è riuscita da 2 o 3 anni la storia della terra piatta, perché gli fa comodo. È chiaro. Gli fa comodo che la gente abbia questi concetti statici, diciamo statici, demenziali addirittura, non statici soltanto. E allora, insomma... quindi partendo eravamo arrivati al 2005 in cui c'era il clima ottimale, dopodiché attorno al 1000, tralascio altre fasi meno importanti, attorno al 1000 avanti Cristo, 1200, arrivano i dori in Attica, in Illiria, eccetera, tutta la fascia dall'Albania fino ad Atene e al Peloponnese, eccetera. In Italia arrivano chi? Arrivano gli Etruschi. E gli Etruschi, qualcuno adesso dirà che sono matto, erano una etnia mongola. Infatti,
è vero, se qualcuno lo sa e conosce... Ma attenzione, i mongoli non sono tutti con le cose a mandorla, come, con gli occhi a mandorla. Come l'Apollo di Veio, per esempio, no? Certo. E tutti gli archeologi dicono, ma no, quello è uomo e l'altro è il rosso e la donna. E no, manco per caso, perché se vedete che quello è un uomo, ha voglia che tu sarai ermafrodita, sarà omosessuale, quello che ti pare, ma quello è un uomo e l'altro è un uomo. Quindi se c'è un colore diverso vuol dire che c'è una differenziazione di ordine sociale, di ordine etnico, di ordine di qualunque genere, culturale, eccetera, eccetera, censuario, eccetera, no? Per cui uno lo fa bianco, la figura bianca o la figura rossa. E perché? C'è stata questa migrazione che si è, diciamo, insediata con la forza, non pacificamente, con la forza, a partire dalle porte di ferro sopra a Tarvisio, dove c'è il Danubio, l'inizio del Danubio, e da lì, partendo dal delta del Danubio, arrivando lì appunto a Tarvisio, sono discesi nella valle dell'Ledro, dove c'è il lago, sì, di Ledro, e poi gradualmente scesi giù, e poi con altre migrazioni, come ha detto anche qualche storico famoso già in epoca ellenistica, che diceva che arrivavano dalla Lidia, ma può darsi che hanno fatto un percorso comunque che arrivava... Ma loro lì, quella è una forzatura, sappiamo bene perché ci sono queste forzature, che uno deve venire dalla Libia per discendere poi in Italia dalle Alpi, non dalla Libia, dalla Lidia. Ah, dalla Lidia, scusa, Lidia. Allora va bene. Che però è il percorso, sì, è analogo, vero, insomma, no? È una serie di strade, sì, ma o lì o da là arrivavano dall'Oriente, dall'estremo Oriente. Certo. E quindi hanno preso il potere sulle culture appenniniche e hanno poi apportato le loro tecnologie, soprattutto idrauliche edili e architettoniche. Per esempio sono stati i primi nell'area del bacino del Mediterraneo a portare l'arco. Anche in Grecia nel 1000 avanti Cristo l'arco non si conosceva, c'era l'architrave e basta, tu vedi il Partenone, tutti gli altri. Invece grande architettura comunque, certo, grande architettura, però ecco, la concezione dell'arco è una concezione veramente molto molto dinamica, perché fa il carico che prima era, diciamo, ripartito. Tutto ripartito, ma sulla linearità, orientato secondo l'asse verticale, esatto. Poi con l'arco diventa una controspinta, un contraltare di una forza con l'altra, quindi una buona parte viene annullata dal carico stesso, dal peso della chiave di volta che va a passo avanti enorme. Tant'è vero che si parlava che anche in questa concezione c'era lo zampino di Pitagora. Certo. Però Pitagora del 400, qui parliamo del 1000 avanti Cristo, sì, quindi insomma... No, Pitagora... 424. No, prima. 424. Lui è emigrato dal Peloponneso. Parlando di pitagorismo, noi parliamo di una cultura che risale a epoca anche fisicamente anteriore, sì, certo. Noi parliamo di Egitto, certo. Noi parliamo di Pitagora, no, ma io parlo di Pitagora 425 avanti Cristo, non dopo. Ma certo, ti immagino, ma io parlo del 1000 avanti Cristo, le civiltà egiziane, certo, che, capito, hanno avuto come però anche proiezione. Gli egiziani non conoscevano l'arca avvolta, certo. Anche gli egiziani con le loro, infatti, grandi costruzioni, le loro grandi strutture, i mega palazzi, le piramidi, eccetera, erano tutte fatte in assenza di conoscenza dell'arco. Esattamente. Dell'arco. Se no l'avrebbero utilizzato. Certo. E quindi dal 1900 avanti Cristo si insedia questa nuova cultura che domina l'Italia centrale e anche settentrionale in parte, e che poi però rimane statica, non c'ha un'evoluzione come avvenuto per esempio con i Romani, no? con Roma. Lì invece era un apporto rivoluzionario iniziale, e quello rimasto per tutto il periodo della dominazione etrusca fino al 400 avanti Cristo a Veio, e poi successivamente sotto l'attacco di Roma
attorno fino al 100 avanti Cristo. Sì, c'è stato un bel rimescolamento in ogni caso. Le rivolte, abbiamo parlato più di una volta. Le rivolte sociali sono partite prevalentemente dalle città etrusche. Esatto. Parliamo dell'80 avanti Cristo. Quindi, nel frattempo, il clima era cambiato. Che cosa è successo? Uno studio che ho fatto io, e ancora non ho trovato nessuno che mi abbia smentito, è che gli Etruschi, quando arrivarono, attorno al 900 avanti Cristo, trovarono paludi, ma paludi enormi, tante. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto gallerie sotterranee, cunicoli sotterranei di drenaggio. Ancora, io ho fatto nella mia guida di questo libro che ho scritto 10, 12, 13 anni fa, io abito a Formello, che è un territorio di 45 km quadrati, quindi niente, come diciamo dimensione in senso del ampio. Del comune. Sì. In questi 45 km quadrati ci sono circa 40 km di condutture sotterranee, cunicoli, gallerie alte variabilmente da un 70 cm fino anche 3-4 metri e larghe da 60-70 cm, lo spazio per passarci, per lavorarci, fino anche a 2 metri di larghezza, quindi anche acquedotti sotterranei enormi, che però incredibilmente hanno funzionato come drenaggio dal più o meno 900 avanti Cristo fino al 400. Nel momento, ecco perché, per esempio, Furio Camillo, a mio parere, è una mia ipotesi, è entrato nel 396 avanti Cristo a Veio attraverso il tradimento, no? L'abbiamo anche fatto vedere quei pertugi. Certo. Lì in quelle gallerie lì sono state utilizzate per entrare la milizia romana a tradimento durante la notte, un po' come Troia, insomma. Esattamente. Lì c'era il cavallo e qua invece qualcuno ha tradito, gli ha dato l'accesso alle gallerie e attraverso queste gallerie sono entrate nella città. E allora lì però, secondo me, è successo un riscontro oggettivo, e cioè che la piovosità che aveva garantito la fertilità della campagna romana etrusca a nord di Roma fino a tutta la Toscana, eccetera, ha cambiato, è cambiata e è diminuita da subatlantica, come era fra il 900 e il 400 avanti Cristo, già magari nel 430-450 la piovosità era diminuita e quindi la popolazione di Veio si nutriva meno bene perché c'era meno apporto di vegetali che poi gli animali trasformano in latte, in carne, eccetera, no? E quindi ha preso facilmente, perché la resistenza delle persone, della società nel suo insieme, era diminuita e magari non ce la facevano più a resistere agli attacchi di Roma, che nel frattempo invece cresceva come numero, come violenza, come aggressività, come tecnologie militari, eccetera. E quindi è stata acquisita. Ma la cosa incredibile è che poi, siccome appunto il clima ha continuato ad andare verso l'asciutto, verso l'arido, verso il caldo e verso la diminuzione di piovosità, ad un certo punto, dopo dunque i terreni, 3 iugeri e mezzo erano dati a ciascun partecipante all'assalto e alla conquista di Veio, a tutti i partecipanti della milizia. E tutti l'hanno presa, poi però nel giro di una ventina d'anni tutti l'hanno lasciata andare in rovina, in malora, perché non rendeva più il fastidio e il lavoro che era, questo è storico, lo dice Tito Livio, che non rendeva più la possibilità di farci vivere una famiglia su questi 3 iugeri e mezzo, che erano più o meno 1,5 metri come dimensione attuale, e quindi in 1,5 metri una famiglia di 4-5 persone non ci riusciva più a sopravvivere. Quindi hanno spopolato le campagne e lo spopolamento è andato avanti fino a Ottaviano, che ha fatto poi la riforma agraria, e nella riforma agraria ha esteso queste dimensioni, per cui praticamente magari poi in 10 ettari il terreno riusciva a dare supporto alimentare per la famiglia, ecco, no? Adesso dico 10 ettari perché non lo so la riforma agraria
di Ottaviano come è stata. Vabbè, insomma, 10 ettari sono più che sufficienti. Vabbè, io dico 10 ettari per una famiglia, cioè, gli ha dato un paio di buoi. Certo, gli ha dato la dimensione giusta per far sopravvivere la gente. Sì. Ma perché? Perché nel frattempo era andata diminuendo le acque, e allora che cosa hanno studiato? C'erano sti bei, la gente nell'antichità, fino a 50 anni fa, non è che produceva a iosa, c'erano le cose, riutilizzava le cose che c'aveva. Certo. E c'erano questi, cioè, questi conicoli sotterranei, questi condotti, che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato i camini che servivano per lo sfiato all'epoca, quando erano stati costruiti, e per fare scendere e salire le persone per fare i lavori di scavo per questi condotti, queste stesse aperture poi venivano usate perché questi conicoli venivano attappati ai due lati, veniva convogliata la pioggia, quel po' di pioggia piovana che capitava, rimaneva praticamente questo pozzo, questo fiume sotterraneo che serviva come cisterna praticamente, e da queste prese d'aria che erano ogni 30 metri calavano giù la carrucola e tiravano sull'acqua, o anche con delle pompe magari utilizzando con la forza, pompe ad hoc, no, con la forza animale che tirava sull'acqua, cioè. Certo. Vabbè, insomma, questo per dire che cambiando il clima, questi condotti sotterranei erano stati riutilizzati prima per drenare e poi per apportare l'acqua. Ma nel corso dei secoli poi le cose sono cambiate ancora. Quando nel 400 avanti dopo Cristo sono cominciate, nel 350 sono cominciate le invasioni barbariche, quelle toste, perché già da prima arrivavano i barbari e Li utilizzavano, li cooptavano, no, i romani li usavano come schiavi, come schiavi, anche come militari, come soldati, come gladiatori, eccetera. Ecco. E lì appunto il clima era cambiato un'altra volta, e quindi di nuovo pioggia, e quindi per esempio scarsità di raccolti, perché come l'aridità, il rilevamento perché allora le arature le facevano a 10 cm di profondità, perché quello era... Ma guarda, hanno continuato a farlo, io me lo ricordo benissimo, anche nel 45 in Romagna. Certo, col traino della briglia di buoi. Un paio di buoi, puoi tirare solo quello. Sì, sì, 10 cm. E se vuoi andare anche un po' in giù, ti devi mettere in piedi. Io l'ho fatto. Mio nonno mi metteva seduto sull'aratro, esatto, per fare peso. Esatto. E lui poi pure ci si metteva, dava la spinta con un piede, come con le slitte dei cani in Norvegia, certo, in Artico, una cosa così, cioè dava la spinta con un piede e con l'altro faceva il peso per gravare, e quindi ecco, quindi attorno all'Ottocento di nuovo invece torna il clima buono, infatti i franchi, il Carlo Magno, l'evoluzione anche con la fine dei Longobardi, quel periodo lì fra il 700 e l'800 rinasce di nuovo, perché il clima era di nuovo positivo, era un clima che dava acqua in giusta quantità, calore in giusta quantità. Poi attorno al 1000 di nuovo qua in Europa, no, perché in Europa continuava il clima demenziale, drammatico, perché in un certo senso la popolazione rimaneva statica. Certo. Poi attorno al 1200 dalla parte della Mongolia eccetera va in aridità, e invece qui da noi arriva il clima ottimale, e quindi si sviluppa la cultura del comune, la cultura della rinascita artigianale eccetera eccetera. E però arrivano anche le invasioni mongole, perché nel 1250 arrivano fino lì in Ucraina, dove era la battaglia quella importante, a Kiev c'è stata la battaglia, diciamo, epocale, terminale, certo, dell'avanzata mongola che arrivava in Europa. Tant'è vero che gli ucraini vantano questa battaglia come difensori d'Europa. Certo, per fortuna. Che se non c'erano i cavalieri polacchi, e questo è venuto dopo, no, anche i cavalieri polacchi, i famosi cavalieri polacchi
con delle bandiere messe dietro, no? Sì. Che durante la carica facevano un rumore, sì, ma questo durante la battaglia per la difesa di Vienna. Sì, quello dopo, 1680. Sì. Esatto. Sì, no. Però anche lì, scusa, i cavalieri teutoni, ecco. Ah, ecco, teutoni è un'altra cosa. Ecco, teutoni, no, i cavalieri guacchi. Lì i cavalieri teutoni hanno difeso anche loro. Esatto. Kiev. Certo. E quindi, ecco, anche lì il periodo florido del comunale fino al 400, poi, se voi guardate i dipinti dal 400, 500 ad andare fino al 700, 800, vedete tutti i personaggi che indossano vesti pesanti. Non è che facevano i ritratti solo d'inverno, facevano i ritratti quando capitava durante l'anno e faceva freddo. Ma basta risalire poco tempo fa, io ricordo, era ancora vivo mio padre, se poi andate a vedere le fotografie, sì, degli anni, infatti, 50, quel 45-50 faceva freddo cane, dei paltò. Non a caso Hitler nel 42 è stato fermato dal fango creato dalla grande massa di neve che si stava togliendo. Esattamente. È rimasto impantanato, ecco perché poi la reazione russa ci ha avuto effetto. Esatto. Non poteva far arrivare gli alimenti, delle derrate, eccetera, ai combattenti che stavano a Stalingrado. Esattamente. Capito? E soprattutto andatevi a vedere le fotografie degli anni 50. Dove Napoleone, per tornare indietro, nel 1811, anche lui andando 1812. Andava verso Mosca, è stato fermato dal generale Inverno, lo dicono tutti i libri di storia, ma non dicono che questo generale Inverno era perché c'era una serie di inverni, sono stati addirittura nel 1815 a Roma, il 15 agosto ha nevicato, come nel 408 d.C. nevicò a Roma il 5 luglio, il 5 agosto, e su quella scorta di quell'evento eccezionale il Papa ovviamente ci ha ricamato sopra e ha fatto costruire la cattedrale di Santa Maria Maggiore ad Nives. Circa questa cosa voglio raccontarvi una cosa molto interessante. Durante la difesa della Repubblica Romana 1849 era presente a Roma la prima inviata speciale di guerra, che è oltre americana, che era una donna, si chiamava Margaret Fuller, si innamorò di un romano, si sposarono. Allora, durante tutta la difesa della Repubblica Romana, che va dai primi di gennaio a giugno 1849, ha piovuto tutti i giorni, e lei fa una cronaca dettagliata. E faceva un freddo cane, oltretutto. Lei ha fatto una cronaca, peccato che questa Margaret Fuller, poveraccia, nel ritornare è naufragata, è morta lei, il figlio e il marito. È naufragata trovandosi più o meno all'altezza del porto di Boston. E un temporale ha fatto affondare la nave, sono morti tutti. E lei, io ho letto le cronache, che sono bellissime, che lui giornalmente faceva le cronache, poi quando poteva mandava per i giornali statunitensi. E lei documentava che da gennaio alla fine della Repubblica, che siamo nel giugno del 1849, ha piovuto a Roma tutti i giorni. Questo per dire come stanno le cose. Tu hai finito? No, questo per fare un riassunto, questa dimostrazione che non è vero un cazzo quello che dice la signorina cretina, e non è vero niente. Quello che fanno dire alla cretina. Giusto, quello che fanno dire alla cretina, perché non c'è niente di più imprevedibile e più mobile indefinibile del clima e quindi anche del comportamento dell'uomo singolo e della collettività, perché se diluvia tutti i giorni
Hai voglia che io faccio i trattori cingolati o i carri armati? I carri armati si impantanano, non escono più dal pantano. No, ci sono le fotografie che si vedeva che... lo so, sto dicendo per questo. I carri armati venivano... affondati a metà. Venivano tirati fuori dai cavalli, utilizzati dalla cavalleria. La cavalleria utilizzava i propri cavalli per tirare fuori i carri armati. Questo per dire che il dio del terreno, quello della terra, quello che è un Priapo, no? Diciamo un pagano, sì. e la arretratezza culturale non sempre sono meno efficienti ed efficaci della tecnologia, perché io, abitando in campagna da bambino, sai quante volte abbiamo visto dovuto andare a tirare fuori i trattori con le pariglie dei buoi? Noi avevamo 20 buoi maremmani che pesavano, le vacche pesavano sui 10-12 quintali, i tori attorno ai 15-17. Erano, c'ho una foto, io a casa poi te la farò vedere, che so, mio zio mi ha messo in groppa a uno di questi bestioni, e mio zio sta con le braccia così, ero, c'è presente il libro della giungla, sì. L'elefante col bambino sopra, sì. Ecco, uguale. Cioè, in proporzione io pesavo 30 kg, fai conto, no? Certo. 25 kg, e il bestione che pesava 22 tonnellate. Certo, certo. E questi riuscivano a tirare fuori i trattori, io me lo ricordo benissimo. Certo. Li dovevi puncicare? No, senza puncicare, qualche scudisciata e andavi. Quindi questo per dire che mai dare per scontato tutto. A volte andare a recuperare le antiche tecnologie è funzionale, è efficace, molto più dell'ultima generazione. Ad esempio, la vecchia banconota è che vogliono mandare in soffitta eliminandola, ha molte funzioni molto migliori rispetto alla carta di credito. Pensate per esempio quando stai sull'autostrada che stai al casello e il casellante fa sciopero oppure va via la corrente e tu rimani intrappolato. Guarda per esempio, che ne so, devi fare quello che vogliono, un passaggio, un pagamento a qualcuno e c'è lo sciopero della posta come a me l'altro ieri, eccetera, eccetera. Se rimani prigioniero della tecnologia. Ma la cosa più grave, e l'abbiamo scritto in una querela che abbiamo fatto anni fa, addirittura 7 anni fa, quando abbiamo denunciato appunto queste cose qua, a proposito della sì. moneta elettronica, abbiamo fatto una denuncia circostanziatissima, dove appunto facevamo un esempio in cui la gestione della moneta elettronica avviene su fase elettronica. Chi non ti dice domani che Google o la quello che te pare, no, aspetta, la Worldcom, no, la Worldcom americana, no, o la Tiscali o Telecom Italia faccia sciopero? Ma quale chiude, intenzionalmente chiudono i rubinetti e mo dicono, mo ci ha dato i soldi, se no facciamo fatto un manco un pagamento. Appunto. Vi rendete questo, conto? Questi sono i fatti. Questo, cioè, basta pensare a una cosa del genere, che dici no, vaffanculo, continuiamo ad andare avanti con la doppia, con il doppio o triplo o quadruplo che sia sistema di pagamento. È naturale. E invece questi qua sono talmente idioti. No, che credono, che... no, quelli che comandano, no, che puntano al potere assoluto, e lo sappiamo. Ma loro che credono a queste cose. Certo, questi che stanno in Parlamento, che non sanno né leggere né scrivere. Vabbè, questi sono. Questi proprio, sono grullini, ti immagino. Proprio dementi allo stato assoluto. Sì. Non hanno questa capacità di immaginare dei possibili scenari che possono avverarsi facilmente. Certo. O per intenzione, o perché va in blackout il sistema, o perché fanno i ricattatori, o perché qualcuno va lì e si insedia e ricatta il padrone, che ne so, prende in riscatto, vuole il riscatto, quindi rapisce il consiglio di amministrazione
di Telecom, no, cioè qualunque visione più o meno allucinata che uno possa avere è una possibile realtà alla fine, certo. È un possibile evento che si può verificare. Allora, il voler non voler tenere conto di questi possibili scenari è veramente demenziale, idiota. Io ho finito, vedi di poter... Sì, adesso io vorrei dire una parola positiva, molto rapida, perché voglio dare un'occhiata dal punto di vista politico. Noi viviamo in un momento, l'ho già detto più di una volta, lo ripeto adesso, di grandi trasformazioni. Chi gestisce il potere non lo capisce, perché come è avvenuto sempre nella storia, quando cade un potere che generalmente si basa sul vecchio precedente paradigma, chi lo gestisce non se ne rende conto, perché è talmente sicuro di avere in mano tutte le leve del potere e nemmeno alcuni segnali che ci sono. No, non li percepisce, perché no, lui, per lui sono la quotidianità, la normalità. Allora, cosa è successo in Italia? In Italia è successo un fatto piuttosto interessante, anche se questo fatto era già stato previsto, perché il Casaleggio, nel creare questo pseudo sistema democratico, chiamiamolo Rousseau, così, Rousseau. Ma non solo il sistema di Rousseau, è tutta la Casaleggio, okay, che è una costruzione per il controllo della popolazione. Lo sappiamo. L'aveva previsto. Cosa è successo? È successo che quando il governo... Allora, questo è quello che non sanno. No, ti dico una cosa. Il signor Egg, perché Casaleggio era fondatore della Egg, sì, e di altre varie società, siccome come economista non valeva un cazzo, era debitore di varie banche internazionali che gli hanno detto: guarda, fai questo. Oltretutto. Sì, sono dei consigli molto validi. In ogni caso, la creazione, l'ho detto in gli hanno detto: vuoi l'estinzione del debito? Fai questo. Sì, esattamente. Allora, l'ho detto anche ieri in un video che ho fatto, dove ho mostrato la pochissima democraticità di chi gestisce il partito dei grullini, perché dietro, sai, il movimento dice è un'idea del marketing e poi noi ci ritiriamo. No, il marketing c'è, continua a comandare, che il giovane Casaleggio è il padrone delle ferriere e si fa ubbidire da quelli che stanno lì, che tra l'altro, non sapendo cosa fare, pigliano lo stipendio di deputato. Siamo arrivati al punto che l'idiota totale, che un individuo che Pinocchio... Gigino Bibitaro lo chiamo. C'è una fotografia dove è vestito da Pinocchio, non so se l'hai visto anche lui, no, con le maniche della giacca che arrivano qua e i pantaloni che gli arrivano a mezzo a Santa Fossa. Con la macchietta di Dodò. Perché sì, stava di ritorno dal convegno internazionale dove lui ha partecipato in veste di ministro degli esteri. E allora io ho anche detto, diceva, Pinocchio ti avrebbe sputato, perché questo paragone con Pinocchio è del tutto... È in verecondo, insomma. Allora, questa costruzione è stata fatta apposta perché prevedevano la rivolta degli italiani. La rivolta degli italiani quando c'è stata? Quando gli hanno imposto il decreto dei 10 vaccini. Quello per me è l'elemento rivoluzionario, la presa della Bastiglia. Lì sono riusciti a controllare la situazione, perché quel voto sono riusciti a controllarlo e l'hanno portato sui 5 Stelle. Ecco il punto fondamentale, ma resta la rivolta degli italiani nei confronti della rivolta dei loro signori. Il secondo passo è stato un ulteriore calcio nei propri coglioni, perché il secondo passo è stata la scoperta della giovinetta che è preoccupata. Gli abbiamo sottratto la gioventù! I suoi sogni, le speranze. Le critiche su internet si sono sprecate, perché chiunque ha capito il marchigegno. Tra l'altro sono state presentate altre ragazzotte
che nel tempo sono state proposte sempre dalle stesse forze economiche e finanziarie, e vedi casa tutte quante, noi abbiamo visto, spero anche voi l'avrete visto, tutta una serie di queste ragazzette che parlavano all'ONU, e perché la recita la stessa, ricevute dal Papa, parlate all'ONU, e come questo ha determinato... No, solo che prima paventavano il freddo, sì, adesso paventano il caldo. No, ma guarda, le dichiarazioni sono le stesse, sì, da fate vedere Cogni, però, Mazzucco. Contrarie, esattamente uguali. Da fate vedere Mazzucco in un suo bellissimo video, dove fa vedere dove che non si sono nemmeno premurati di cambiare il discorso. Cioè, hanno fatto lo stesso discorso che hanno fatto le altre ragazze all'ONU, l'ha fatto anche questa qui. E anche qui c'è stata una rivolta molto forte, molto importante, perché sta a dimostrare che siamo all'inizio di una grande trasformazione. Ma la trasformazione è quella contro il vecchio sistema, contro il vecchio potere, ricordatevelo bene, è chiaro che la gente si sta rivoltando. Ultima cosa da dire, c'è stata la presa di posizione. Sì, c'è stata la presa di posizione di moltissimi scienziati, che mi ha fatto piacere, perché se si è mossa l'elite degli scienziati, questi non sono scemi, questi sanno perfettamente che qual è il gioco in sì, ballo, no, che potevano vero. Anche muoversi, che potevano anche muoversi, mentre per quanto riguarda i vaccini sono stati molto attenti a dire una cosa per l'altra, e quindi noi ci siamo trovati un po' spiazzati con questi scienziati che dicevano quanto fosse utile il vaccino. Non si sono mai sbilanciati, però anche in quel caso lì, sull'utilità di un decreto che prevede l'utilizzazione di 10 vaccini assieme. Dicevano, ma guardate che i vaccini sono utili, è un altro discorso. Adesso c'è Tardelli che ha fatto la pubblicità alla vaccinazione obbligatoria. Sì, quanto fa bene la vaccinazione. Sì, ma sono delle minoranze. E in ultima cosa, tra questi scienziati ho avuto il piacere di vedere che è ricicciato Zichichi. No, Zichichi va bene, ce l'ha 95-96 anni, eccetera. Mi sta bene. Ma Roberto Vacca, che io pensavo che fosse. No, vero, io me lo vedevo sempre quando faceva le trasmissioni. Era uno che andava seguito. Roberto Vacca, ingegnere elettronico e uno dei primi studiosi, anche divulgatore, anche divulgatore, ma uno dei primi grossi studiosi di problemi cibernetici, aveva scritto un libro fondamentale, Medioevo prossimo venturo, dove e lì lui ha avuto il successo, è il titolo di un articolo che ho fatto io lì a lui ha avuto il successo, e lui prevedeva che il futuro, rispetto a quello che vedeva lui, quindi il libro l'ha scritto negli anni 80, no, sono 30 anni fa, possiamo dire, no? 35 anni fa, così. In questo Medioevo, prossimo venturo, che poi lui in un secondo libro ha modificato, perché ha visto che le cose non sarebbero andate così, lui prevedeva che ci fossero delle unità sociali, però separate l'una dall'altra, con capacità autonoma di approvvigionarsi e di energia, però questa grande diffusione di carattere sociale non l'aveva vista. Tutte realtà isolate, come nel Medioevo, dove ovviamente un castello, ogni castello aveva il suo borgo, e tra un castello e l'altro giravano i menestrelli, che giravano suonando il mandolino, perché non c'era altro da fare. In questo caso lui aveva sbagliato, perché la società, evolvendo, ha dimostrato che c'è un sistema comunicazionale che crea quello che qualcuno giustamente aveva denominato l'unico villaggio universale, va bene, McLuhan. Ecco, questa cosa mi ha fatto piacere, perché lui è intervenuto e ha detto del riscaldamento non hanno capito niente, quindi concludi tu. Beh, io volevo fare riferimento sempre ai gredinetti che ascoltano più gredini della gredina, della gredinetta, non
accendono il cervello. Io ho scritto proprio ieri, l'ho pubblicato stanotte, una breve riflessione in cui dicevo, andavo con la memoria agli anni, fine anni 60, quando nel 68 col Maggio francese esplose la rivolta. Questa pseudo-rivolta. Pseudo-rivolta, però, che ha fatto? Ampiamente esaminata, io l'ho citata, da Guattari e dal quel gruppo di studiosi di sociologia e di psicologia, nonché di psicoanalisi lacaniana, i quali hanno dimostrato appunto come questa sia stata una forma di sospensione sociale, perché non è stata una rivolta, è stata probabilmente una grossa operazione mediatica per far finire nel vuoto delle istanze che invece erano rivoluzionarie. Allora, in linea di massima, e con uno scenario complessivo, è così. Però all'interno di questo scenario complessivo ci sono stati alcuni elementi, alcuni settori in cui davvero c'è stata la rivoluzione. E lì parlo, in questa riflessione che facevo ieri, parlo del rapporto fra professori e studenti, fra pubblica amministrazione e cittadino, in cui il rapporto era da ascendente a discendente, cioè da quello che sta sopra... Era lineare, molto lineare. Era univoco, era certo. In un senso e basta. Esatto. Nel corso di quegli anni lì, invece, fortunatamente, grazie al rapporto di forze della nostra generazione nata dopo la fine della seconda guerra mondiale, noi eravamo la maggioranza demografica e a un certo punto anche il potere costituito, consolidato anche nelle famiglie, dare del voi al padre, finalmente, se ovviamente anche nell'interesse dei padroni del vapore dell'epoca, quelli occulti sempre, però a loro faceva comodo modificare questa società, ma ha fatto comodo molto anche a noi, perché i rapporti interpersonali sono cambiati, sono diventati molto più fluidi, molto più disponibili, dinamici, diciamocelo pure. Esatto, e la cosa importante era, ed era questo che facevo rilevare, è il motivo per cui lo sto dicendo adesso, e cioè che la situazione era gestita in maniera coerente, e cioè anche se tollerata dal potere occulto, o comunque anche istigata dal potere occulto, però noi avevamo una capacità nella nostra generazione di decidere cosa fare, come farlo, per raggiungere un certo obiettivo. Quindi c'era una sequela di fasi intermedie che potevano portare poi a un risultato che era quello che cercavano di ottenere. Viceversa, la cosa nel corso degli anni è talmente andando a decadere che oggi la nuova generazione di adolescenti attuali o di giovani attuali non ha più nessuna coerenza. Nessuno stimolo, diciamo meglio. Uno stimolo e anche una sequenza di traffa fra causa ed effetto. Per loro quello che conta è semplicemente l'effetto, della modalità di come raggiungere quell'effetto, se è amorale, se è opportunistico, se è egoistico, non gliene frega un cazzo di niente, ed è la motivazione per cui, ad esempio, e finisco, quando la gredina è andata lì, poi ha scatenato tutta una serie di reazioni a catena, fra cui lo sciopero di venerdì dell'altra settimana degli studenti tollerato dall'istituzione. No, creato da voluto. Voluto, una cosa oscena, non si era mai vista una cosa del genere. Infatti. Per capire la degradazione che è avvenuta nel senso del sociale negli ultimi vent'anni, trent'anni. Ma la cosa più grave è che questi testi di cazzo di nuovi adolescenti e di nuovi giovani non ha capito un cazzo di niente, perché pretendono di salvare l'ambiente continuando ad andare in motorino, comprando i cellulari che sono tutti rifiuti pericolosi, non riciclabili, fra l'altro, nella stessa fase della produzione una marea di inquinamento che non ti dico, di ogni genere, guerre, volendo
oltretutto avere il condizionatore, il frigorifero, la lavatrice, il televisore a microonde, il forno a microonde e tutti gli agi e vantaggi della società, però non avendo inquinamento atmosferico. Allora, tu mi devi dire che logica c'è in questo. Cioè, tu mi devi dire che cazzo di logica c'è. Cioè, io voglio raggiungere il record mondiale di corsa ad ostacoli, devo avere la pista, devo avere gli ostacoli, devo allenarmi per 5 anni, 10 anni, poi devo averci il fisico adatto perché sennò non faccio un cazzo, devo alimentarmi in un determinato modo, devo andare a dormire presto la notte, non devo bere alcolici, devo fare tutta una serie di procedimenti, di procedure che mi portano forse a raggiungere il record mondiale dei 110 metri ostacoli. Ma se non faccio questo, io non posso pretendere di vincere i 110 metri ostacoli. E invece questi nostri cari ragazzi vogliono vincere. Ma poi è un'estraneazione. Un'alienazione completa. No? Scioperano sul comando dei professori. E questo è il punto essenziale. Cioè la distorsione. La distorsione logica. Gli fanno credere di avere scioperato a comando di chi li comanda. Più di così è quello che abbiamo. È di veramente di una incomprensibilità assoluta. Cioè vuol dire che questi hanno il cervello fritto. Hanno le bolle di sapone dentro al cervello. Perché? È una cosa allucinante, io non. Ma non. Io mi vergognerei a fare una cosa del genere. Però c'è gente che applaude, e vabbè. È un'operazione. È un'operazione mediatica, chiaramente studiata a tavolino dai vari. Casaleggio, noi eravamo quelli, tu, la tua generazione no. Ma la mia generazione, io personalmente, ho bruciato due macchine di un professore e un'altra gliel'ho fusa. Questo per dire che il rapporto c'era fra noi studenti, me in particolare, ma noi in generale, perché era così, e i professori, perché loro erano il potere e lo esercitavano, fra l'altro. Esattamente. E tu eri al loro servizio, eri uno schiavo. Come oggi. Uno schiavo no, ma comunque c'era un rapporto di dipendenza, di sudditanza assoluta. E con questo la chiudiamo, cari amici. Quindi questo vuol dire un rapporto di lotta, diciamo di rapporti di forza fra il potere costituito e la fase emergente del nuovo potere della nostra classe demografica, e di qua un coacervo, un frullato l'ho chiamato io, un frullato di niente. Ho finito. Sempre so long. Laudetur Priapus. Così. Madonna. Ti sei. È il divano di Godo. Di Bellomano. Di Procuste. Di Fantozzi. Il divano di Procuste.